Beh, allora innanzitutto partiamo da Giorgio. Com'è stato essere sul set diretti da Rocco Papaleo? Nella mia recente esperienza di attrice, ovviamente mi baso solo sull'esperienza con Rocco, posso dire che è una meraviglia, un'esperienza bellissima perché Rocco ti aiuta a tirare fuori il meglio di te. E quindi non so se tutti i registi fanno così. Nel mio caso, io sono stata fortunata perché intanto mi ha allenato, quindi ho avuto un periodo di allenamento con un coach d'eccezione. Lavorando sul testo, su di me moltissimo, perché volevamo ottenere un risultato, insomma, che non danneggiasse questa opera meravigliosa di Rocco, piena anche di attori, tutti uno più bravo dell'altro. E quindi alla fine è stata un'esperienza per me molto bella. E Rocco è un regista fantastico, anche che alterna momenti, sa quando deve spezzare la tensione, ma poi ha una grande anche, è rigoroso, ecco, cioè quando c'è il momento di essere rigorosi. Però poi se vede che è necessario fa la battuta, allora tutti si sentono nuovamente a proprio agio. E fa così con tutti, con la troupe, quindi con i tecnici, con gli attori. E la cosa più bella è proprio la sua capacità di saperti impreziosire le tue risorse. Rocco, come hai scelto e perché hai scelto proprio Giorgio come protagonista di Scordato? Ma semplicemente perché la ritengo un artista a tutto tondo, un artista eccezionale. L'ho conosciuto ovviamente come grande musicista, grande cantante, e poi nel corso degli anni, in questa trentina d'anni, no, di osservazione e in qualche maniera anche di una latente frequentazione, no? Ci siamo incrociati, ma forse 5-6 volte in questi 30 anni, no? Ma sempre occasioni che sono rimaste molto scolpite Sì. nella mia vita, momenti, i momenti con Giorgia. Questa mia osservazione nei suoi confronti ha fatto sì che si formasse in me l'idea che lei avesse un talento attoriale, che fosse capace. Fino al nostro ingaggio, diciamo, in modo inconsapevole, che però avesse questa capacità di poter recitare non soltanto essendo se stessa, ma la capacità di interpretare un ruolo, no? Che è qualcosina un po' diverso, no? E mi sono fatto questa idea e quindi l'ho assaltata, ha assaltato il suo fortino, mi sono presentato da lei a casa e le ho prospettato questo progetto. Dopodiché, ovviamente, per sentirci a nostro agio, ci siamo fatti pure una promessa, no? Che dopo un periodo di training potevamo sia io che lei tirarci indietro. E questa cosa, questa specie di scialuppa, no? Che seguiva il nostro transatlantico, ovviamente le ha dato sicurezza, perché non saremmo mai stati, Sì, è non vero. avremmo mai naufragato in sostanza, no? E quindi questo relax ci ha dato la possibilità di lavorare in un certo modo. Poi lei è molto generosa con me, dice cose che mi fa piacere ascoltare, ma che sono anche un No, po' no, no, eccessive. sono Dai, vere. fammi Non sono finire. eccessive, sono No, no, fammi vere. finire. E poi dici quello che ti pare. Cioè, la questione No, qual non ti è? faccio finire, sono vere. Vabbè, la questione qual è? È che io sì, non voglio dire di non avere nessun merito, però mi piace una frase, no? Di Michelangelo, mi pare, ora senza per l'amor di Dio volersi paragonare. Michelangelo No, no. diceva così, no? Che la statua è già nel pezzo di marmo, lo scultore deve levare la parte Ah, bella, ma superflua, no? questa, grazie a No, tutti. voglio dire, io ma non è che sono uno scultore, né sfortunatamente sono Michelangelo, però era Non soltanto stava, per dire che guarda. c'era già dentro Giorgia la sua capacità di recitare. Non è che ho dovuto levare la parte superflua, perché non essendo Michelangelo ovviamente non sono capace di scolpire, si è trattato solo di convincerla No, di no, poi questo. mi hai fatto Cioè, di lavorare anche su delle cose che magari non servivano. Ovviamente per me tutto quello che tu mi dicevi era oro, capisci? vabbè, comunque è stato anche, perché io non è che sono un trainer, nemmeno sono un coach, un insegnante. Ci siamo messi solo a tavolino come due artisti che si piacciono e abbiamo parlato. Io ho cercato di metterle a disposizione la mia esperienza, però non è che ho un metodo oppure quel tipo di
Non ho seguito un percorso codificato. Ma questa è anche la sua grandezza, secondo me. Però, il fatto di essere capace di ricordarsi ancora quella parte istintiva che comunque viene guidata dal talento e anche dalla mente, dal ragionamento, però lui sa distinguere l'anima dal corpo e quindi riesce a seguire quella voce interiore che lo guida attraverso l'arte, ed è una cosa molto rara, insomma, riuscire poi a mantenersi così nel tempo è una cosa molto difficile, e Rocco si vede, è uno vero, insomma, è uno che questa cosa ce l'ha e la mette in tutto quello che fa. Ma per te questa è una toccata e fuga, oppure stai pensando a un futuro? No, il problema è che io ho iniziato, ecco, in punta di piedi, anche con molta umiltà, perché mi sembra giusto, insomma. Poi Rocco mi ha detto, sì, adesso fai così, poi vedrai, ti piacerà. E infatti, e mo mi piace, e mo è un macello. E come si fa? Le fa scordato due, il ritorno. E mo vediamo, dai. Io penso che mo... Cioè, ma dai. Vedrai che dopo il film, se il film, diciamo, ha un esito, che sarà visto, vedrai se ti chiederanno di nuovo di farlo, no? Oh, ma io voglio lavorare solo con te. Vabbè, io ti richiamerò, ovviamente. Vedendo il film, una cosa che viene alla mente è che è un film dissonante rispetto a tutto quello che c'è intorno. Siete d'accordo? Ma io me lo auguro. E comunque c'era l'intenzione di essere dissonante. Beh, già il titolo te lo dice, si pone già da un'altra parte, ti avvisa. Ecco. Sì, mi fa piacere sentirlo. Beh, sicuramente non somiglia a nulla di quello che vediamo adesso, non so. Ma ci sono, non è che è l'unico, ci sono tanti film che si smarcano, no? E comunque, essendo uno sportivo, un ex calciatore, capisco bene che per cercare di fare gol... Ma da quando sei un ex calciatore? Da circa 40 anni. Ah, ok. E capisco la necessità di smarcarsi per avere poi più agio nel metterla in porta. Beh, è un film poi dove c'è tanto dentro, cioè, poi ti fa ridere, ti fa commuovere, ti fa pensare. Poi non è che voglio dire se è dissonante, sicuramente hai fatto una buona cosa, perché poi ad essere dissonanti non ci vuole niente, basta... No, non è vero, perché questo è il tempo in cui non è quasi più un valore, no? Essere dissonante, ci vuole una buona dose di coraggio. Comunque, ora vedremo che cosa viene fuori, siamo molto curiosi. Grazie mille. Grazie a te.